Ficcio di Fano è stato inaugurato il nuovo presepe curato dai maestri carristi fanesi dell'associazione Carnival Factory e Fantagruelle. L'opera, che quest'anno si arricchisce di nuove scene, sarà visibile fino al 6 gennaio prossimo. Il Natale nella città di Fano è sempre più magico grazie alle iniziative ma anche agli allestimenti curati nel dettaglio durante questo periodo dell'anno. Sabato scorso è stato aperto e concluso nei Giardini Roma la Natività. Dopo il successo dell'anno scorso della Natività, insieme alla Proloco e amministrazione abbiamo deciso di allargare il presepe costruendo nuove figure. Lo zampognaro, il pastore adorante, un po' di pecore. È una bella iniziativa che negli anni si andrà sempre più a ingrandirsi. Ecco Matteo, ma quanto lavoro c'è nella realizzazione di questi personaggi? È un lavoro impegnativo, perché comunque sono delle statue, non sono pupi di carnevale questa volta, sono delle statue vere e proprie, e quindi si lavora più sul realismo. Quindi è un bel impegno, dai, 20 giorni di lavoro ci vogliono tutti. Al taglio del nastro presenti, oltre al comune e alla Proloco, anche l'ente carnevalesca e i maestri carristi fanesi. L'opera, molto suggestiva nelle ore notturne, è stata frequentata nel weekend da tanti bambini e tante famiglie. Si completa la bellissima opera del presepe dei maestri carristi della città di Fano, che caratterizza fortemente anche il periodo natalizio. Un'opera che è iniziata l'anno scorso, ma che ogni anno si rinnova con nuove figure, nuovi momenti di vita del presepe, e abbiamo intenzione che cresca, riempia questo luogo fantastico che è la zona del Pincio, ecco, che deve diventare veramente un forte momento di caratterizzazione del Natale. Per chi vuole venire a visitarlo, l'opera la trovate nei Giardini del Pincio, ovviamente tutti in giorni, anche in una bella suggestione notturna, illuminato anche dai tecnici che hanno lavorato al progetto.